Amici e amiche, Marco Drums, costruttore edile Drums SPA, cari. Allora, dobbiamo mettere le piantine. Io credo che a questo punto, allora, prima di tutto schiacci questo po'. Allora, stiamo facendo il parco, ragazzi. È il quarto episodio sul parco. Perfetto. L'unica cosa che non sono certo è se il braccio ce la fa arrivare fino al terza zona, che è tutta dall'altra parte. Fino qui diciamo che mi è andata bene, ma se non arriva al braccio non c'è problema, perché come si dice andiamola col camion. Il camion è uno di quelli a Allora, il dentro e il fuori della gru, dovrà fare anche un tutorial sulle gru, perché il dentro e il fuori è un po' lento, poi dopo prende una velocità incredibile. Probabilmente è proprio fatto così. Dovrà chiedere a qualche gruista se conosco qualcuno. Se voi siete gruisti, ragazzi, ditemi se effettivamente. Guardate quello che succede adesso. Io adesso tengo tutto a destra, va normale, va piano, poi a un certo punto, guarda, va. Prende una velocità incredibile, ma è reale questa cosa? Beh, io credo che loro che hanno fatto il gioco non fanno le cose tanto per, però mi sembra un po' strana. Cioè che dopo un po' c'è tipo la super velocità, raga. Comunque questa gru ci è arrivata, bellissima sta gru. Su tutto, dentro tutto. Dentro tutto? È dentro tutto? Parla con responsabile. Oh, raga, abbiamo finito? Non ci credo, dai. Neanche 5 minuti, parliamo. The abandoned building was like a foreign object in our park. From now on, families and pedestrians can take carefree strolls and relax anywhere they want. Appena But it's not just the venire qui a residents far who are happy to see passeggiate, change. ma non sono i residenti Newspapers are se already reporting sono about the praticamente, restful anche i green giornalisti space on the parlano. riverbank. Rilassante, aria verde. Dai, ma era l'83%, ho fatto solo 4 call, c'era da farmi fare qualcosa di più. Lavoro completato! Incredibile parco. Allora ragazzi, cioè, andiamo a vedere un po' il parco. Giriamo. Oh. Che bello questo ciottolato. Questa è una mitica struttura piramidale, cuboidale, no, piramide no, è cuboidale. E possiamo andare su questo coso? Sì! Bellissimo! Poi c'è questo qui l'ho visto anch'io, tipo trenino, questo c'è in tutti i parchi, credo, del pianeta, bellissimo. E vediamo se possiamo salire sulla scaletta qua. Visto che il video è durato veramente. Bellissimo! No, non ci fa andare! Peccato! Se no andavamo giù dallo scivolo. Vediamo, i lampioni sono belli, però i lampioni non mi sembra di aver tirato i. L'erba andrebbe tagliata un po', se vogliamo proprio essere sinceri. Abbiamo fatto adesso il parco, il pallone si può spostare. No, il pallone è fisso.
e si due parlano lì. Vabbè, dai, non è che si può fare davvero tutto, 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 tutto. Allora, avendo concluso, è un bel parco, eh? A me sembrava di aver fatto molto meno, però ovviamente è gigantesco, l'area di parking. Allora, vediamo un attimo il ponte. Avete visto che ho fatto bene, ho fatto benissimo venire qua a farmi un giretto. Tutto quello che dobbiamo costruire dobbiamo girarcelo. Io penso che tutte le cose che ho fatto fino adesso, non ho preso nessun martello. Ah, c'è anche un parcheggio qua, sì, bellissimo. Anche un laghetto, il laghetto poteva farmi uno scavare però, vi dico la verità. Va bene, allora amici, purtroppo potevo chiudere nell'altro video, sinceramente per mettere tre alberelli potevo farlo nel video precedente, ma credevo all'83% amici di dover fare qualcosa in più, ve lo giuro. Invece a questo punto non è che ci sia molto da fare, tranne che da riportare i mezzi qui al punto, perché dobbiamo sgomberare l'aria. Il lavoro è finito, mi raccomando sempre amici di... Ma che giro mi ha fatto fare? Dai, mi ha fatto fare il giro... Oh, scusa, perdon. Non volevo brancarti dietro la macchina nuova, poi tra l'altro lavata anche. Contatta la mia assicurazione col numero di targa. Tra l'altro sul camion non c'è il numero di targa. No, ragazzi, non si scappa mai dagli incidenti, bisogna sempre prestare soccorso e dare tutti i dati se succedono per la constatazione amichevole. E se si vedono incidenti capitati altri, ci si ferma sempre, si chiamano i soccorsi e si cerca di dare quel soccorso finché si può, anche solo fermare le macchine che arrivano è tanta roba, eh? Ok, allora, tanto noi stiamo giocando, non dobbiamo fare altro. Noi andiamo di qui, allora ci si ferma sempre ai semafori. Bella, andiamo. Allora, questo, spero che questi tubi me li metta dentro nella mia base, perché ho visto che comunque altre cose erano in base, eh? Spero almeno. Ok. Mi raccomando amici miei, seguite tutta la serie Construction Simulator, perché primo è un bellissimo gioco, secondo è rilassante e terzo si usano i mezzi finissimi che nella realtà sarebbe un po' difficile usare, quindi veramente sì. E poi sono realistici, hanno le licenze, quindi Mann, Lieber, come dice il mio amico Kevin, grande Kevin, e Lieber, devo ricordarmi sempre come mi dice di pronunciare. Ok, dobbiamo entrare. Il mio amico Charles, dove facciamo tantissimi video anche con lui, ci diamo una mano vicenda a fare le nostre costruzioni. Ah, ok, vediamo che lo fa. Marco, sembri un po' ubriaco! Perfetto. Allora, l'unica reale cosa che non... Telecamera, cambiamo la luce, apri e chiudi sponde. La cosa che non... come faccio questo a metterlo nel mio magazzino? Della tua impresa sono conservate le merci che perdi per strada, vengono riportate qui e immagazzinate. Ah, forse è già questo. È già questo, forse. Dovrebbe essere automatico, nel senso che dovrebbero già portarmele. Ecco. No, se è dell'impresa no. Ho bisogno di andare qui, ragazzi. Vabbè, andiamo così, dai, qua non c'è.
Allora, portiamo l'autogru, la riportiamo a casa. Ok, allora l'autogru, raga, ve lo faccio vedere da dentro perché è veramente bellissimo. Se no il video sarebbe già finito parecchio tempo fa. Allora, l'unica pecca del gioco, vi dico che è proprio una pecca, che non ci sono gli specchietti. E non riesco a capire come mai non hanno ancora fatto una patch per metterli a posto. Perché con i mezzi così grandi è impossibile non avere gli specchietti. Cioè, è una cosa basilare lo specchietto per vedere il fianco o il retro del camion, oppure anche solo per girare, non so. Io spero che lo aggiungano, però sinceramente non so, non ho avuto note di patch. Bellissimo il cane, vedete, non c'è niente, quindi bello, bello, bello. Questa è una gru piccola su gomma della Liebherr. Credo di aver fatto fuori tutta la fiancata, però ve la ripariamo. Allora, ripariamo il mezzo, perfetto. Oh, 3000, carburante fatto, perché la prossima non devo star qui. Ah, tra l'altro il carburante io dovrei averlo in base. Dovrei aver fatto la cisterna. Macchina, tu non vedi una gru che sta arrivando, no? È proprio te ne sbatti, la ciolla. Ve lo faccio vedere anche da fuori, dai, perché è bello dentro e è bello anche da fuori. Vedete, è Liebherr, si chiama la ditta, è tedesca, fa gru, scavatori, tantissime cose, anche le pompe per calcestruzzo, questa ditta qua fa un botto di roba. La vediamo anche qua in Italia, soprattutto nelle gru, io l'ho vista parecchio nelle gru. E sono anche quelli che fanno le gru, quelle con tantissime ruote, tipo, non so, 10, 15, 20 ruote. Questa ne ha tre, tra l'altro ha tre assi, tutte sterzanti e tutte motrici, raga. Così diamo anche un po' di connotazione realistica e tecnica dei macchinari che usiamo in Construction Simulator, eh. Allora, se voi adesso andate a vedere bene, quando giro, la prima e l'ultima girano praticamente uguali, contrarie, ma anche il secondo asse, quello in mezzo, se vedete bene, ruota un pelino anche lui per aiutare. E infatti a fare le curve è un po' strano perché gira davvero tanto. È quello che deve fare, però è un po' strano quando le cose girano così tanto. Allora adesso dobbiamo prendere. Visto che il video è durato pochissimo, non vorrei fare un video da 5 minuti e via, con la fine dei lavori, vorrei riportare in maniera realistica l'escavatore qui. Quindi prendo il camion. Oh, ho sgommato, avete visto che ho fatto un drift? Incredibile. Un po' di drift. Ok, perfetto. Allora, prendiamo il camion, che non so dov'è, sinceramente, può essere da qualsiasi parte, però facciamo solo il passaggio dal cantiere del parco a lì, infatti credo che è dalla parte alta, e andare qui non ci passa veramente più. Quindi non riesco a capire perché non mi fa andare col viaggio rapido. Perché una volta finito non ho più il viaggio rapido. Incredibile, siamo seri? E allora ci devo andare davvero. Ragazzi, vabbè. Ok, questo io direi, ragazzi, che è un bel camion, eh. Non riusciamo neanche a vedere tutto il camion dietro. E ho preso uno Scania a tre assi, eh. Signora, non sta vedendo che sta uscendo un camion di 18 metri e lei comunque perché deve passarci per forza. Mi
andiamo piano perché questo è un... Allora, questo camion invece è un trasporto eccezionale, quindi la motrice, vabbè, è un tre assi normale, un gemellato e due sterzanti, anche inchiodata. Invece il rimorchio, ragazzi, è un rimorchio speciale che gira tutto, quanto quadrati, 4, 6, 8 ruote, 16, ma saranno tutte gemellate, quindi 32 ruote, tanto per farvi capire che mezzi stiamo usando. Ma la problematica è che inchioda sto coso, cioè uno frena un po' e potete anche vederla come gira, che è un mezzo lunghissimo ma si manovra come un cassone normale da 10 metri, 12 metri. Frena drums, ok. Allora, ogni volta che andiamo, questo camion, questo rimorchio perde anni di vita di gomme. No, l'unica cosa da questa visuale qui è non si riesce a vedere assolutamente quelli davanti. Questo no, vabbè, inchioda, lui inchioda. A prescindere. Andiamo all'interno, dai. Frena, ciccio. I semafori sono lunghissimi, raga. Allora, qui in Germania il giallo dei semafori lo mettono sia a passare dal rosso al verde, ma anche dal verde al rosso, cioè nel senso, non è solo dal verde al rosso, ma anche dal rosso al verde, come succede anche in Svizzera. Anche in Svizzera così, il giallo c'è sempre prima del passaggio. Invece in Italia no, tra il verde e tra il rosso e il verde è netto, come in Formula 1. Infatti sui nostri semafori succedono cose incredibili, ho visto gare ai semafori che voi non potete crederci. Perfetto, allora non entro qui perché, ragazzi, una volta sono entrato dentro per far benzina e non sono più riuscito a uscire. Allora, queste fasi bisognerebbe farle sempre, però vi dico che a volte faccio il viaggio rapido. Perché sei inchiodato questo qui? Che per far passare la gente da un incrocio secondario, ma sei un pazzo. E c'è anche un semaforo, se non ricordo male. Sì, questo qui. Aspetta, cosa c'è? Ok, siamo in città, ma è veramente troppo lento lì. Io non so se nella realtà sti camion sono così potenti, ma basta schiacciare e vanno, quindi credo che loro, quando sono andati a vedere, hanno testato i mezzi per vedere proprio effettivamente come vanno le cose, ma caspita, tirano. Via.
Un attimo, prima. Devo girare. No, non credo subito qua. Sì, infatti c'è anche la do. E beh, siamo arrivati però, eh? Dai. Qui si può arrivare fuori. Ok, allora io credo che riesco. Due ne ho. No, io non credo proprio che riusciamo a portarle tutte e due. Allora. Sei rampa. Io non credo, amici, che riusciamo a portare questo video. Io non credo proprio. Andiamo piano. Attenzione che scivola, attenzione che scivola, scivola, scivola. E se scivola io cosa ci posso fare? Scusa. Questo camion non ci sta, non è un camion per questo. Ma facciamo una bella cosa. Ok, per te escavatore grandissimo, non so che fine. Ok, non posso perché sono solo, hai ragione. Allora, il Dosan lo riportiamo a parcheggio. Che no, non ci va a parcheggio, perché non ci va a parcheggio Dosan? Ah, ecco. Allora, qui ci mettiamo. A questo punto... non è parcheggio, queste macchine stanno aspettando che mi sposto. Arrivo. Ma perché non vedo le cingoli così grandi sono? Anche di questa? Ok. Bellissima, bellissima. Credo che riusciamo a farci stare anche il bulldozer, eh? Ok. Tra l'altro il camion è più bellissimo. Sono soldi che posso recuperare. Qua. Perfetto. La beta? Vuoti bene. Ok, svuotare mi ha dato 6.000, eh. Aspetta, allora dai, dietro. La beta la riportiamo in base senza problemi, perché DAF.
Allora ragazzi, questa qui è una da betoniera a quattro assi. I primi due scherzanti, invece i due assi posteriori, no. Due assi posteriori non stanno. È molto bella perché il design è molto bello, guardate il design della cifa, la ditta cifa, la betoniera proprio. Montata su camion da. È una delle più belle secondo me. Ah, dai, sei serio che mi sei fermato a metà col giallo e mi hai fatto passare per prendere la multa? Stare in mezzo alla gente è veramente terribile, vale. No, fermo. Così rischiato di prendere un'altra multa. No, allora sei un male. Mi ha dato la multa, ragazzi. Effettivamente non si ferma. Però quando si va abbastanza veloce questi mezzi sono pesanti, eh. Fermarsi è tosta. Un altro è arrivato in base. Io vi saluto la fine e vi ringrazio di aver visto i video. Questo era il parco più figo di Stringer City. Stringer City è la nostra città che stanno facendo per noi amici streamer. Perfetto, quindi io riporterei adesso il camion e l'ultima cosa da riportare è il camion con cassone con la ghiaia, che io la vorrei anche recuperare questa ghiaia. La macchina di costruzione carica non è posizionata correttamente. Assicura? Sì, no, si possono portare. Se no era ridicolo avere un cassone. Ho qualche. Allora è questo qui che non è giusto. Dai, non è possibile un cassone così grande che devo portarne uno, eh. Serio che devo portarlo due volte? Devo farmi due viaggi? Facciamo una bella cosa, dai. Atlas, mica mia. No. Bravissimo. Perfetto. Allora, pesa talmente tanto. Sì, un attimo, scusate. Stavo con la rampa. Allora, io non credo di riuscire a girarmi anche perché c'è quell'altro. Infatti sto facendo una manovra sbagliata, ragazzi. Ma no, non è tanto sbagliata quella manovra, perché altro che c'è questo camion qui, guarda. Luce. Dobbiamo per forza fare il giro, dai. Ho fatto il giro del
semaforo, per fortuna è vicino, eh. Dai, chiodato. Allora amici, ve lo chiedo già adesso, se volete iscrivervi al mio canale YouTube, vedete qui dove ci sono i video, lascio tutti i link in descrizione, anche il canale di mio figlio Gianni Boy, grandissimo Gianni Boy, fa i video con me e fa anche video sul suo canale, carinissimi. Ma se volete iscrivervi anche al canale Twitch, lascio tutti i link, faccio le live quasi tutti i giorni, ore 21, e a volte anche con le 3 del pomeriggio, al sabato e la domenica solo però. Ma assolutamente anche tutti i social, cliccate tranquillamente il link free, è un link che lascio nella descrizione, vi apro una pagina dove c'è Facebook, Instagram, TikTok, Twitch e Discord. Vi chiedo di, se vi piacciono i miei video, se le dai, di portare amici sul canale, dite ai vostri amici, familiari e parenti di iscrivervi a Marco Granos Games Channel. Grazie a tutti. Allora, io farei così, vediamo se la manovra è giusta, poi stendiamo, sgancia, no, credo di aver sganciato il camion, devo assicurare. Perfetto. Frena, gimbal. Okay. Sì, perché i cinguati probabilmente non hanno come le gomme che quando fermi. Metto un po' di più. È un po' vicino al bulldozer, se dobbiamo essere sinceri, no. Però ci sta, visto che è la nostra vita. Andiamo a recuperare il camion e ci vediamo nel prossimo video. Nel prossimo video vediamo quale sarà il mega progetto incredibile. Allora, riempi, ripristina, luce, quindi no. Questo qui, per non perdere dei soldi, dovremo andare al centro di produzione, ragazzi. Questo è sempre un DAF, 4 assi, come quello che stavo usando prima, o come... Beh, non me lo ricordo. No, eccesso di velocità, non sei serio. Ok, beh, ve lo faccio vedere dal dentro. Come così non è. Si muove la testa. Penso di aver fatto la curva un po' stretta, avete visto che c'era tutto un po' di sballottamento. Qual è il tasto del clacson? Il clacson mi piacerebbe suonarlo. Di solito ci sono in tutti i giochi il clacson. Vai.
Allora io potevo tranquillamente andare dentro in base, però c'è un camion caricato a ghiaia che non serve a nulla. Quindi andiamo a scaricare la ghiaia, ci pagano. Qui intanto al vostro fianco qui a destra c'è la Marco Gram Scarpia e la mia sedia. Amici, devo andare a scaricare la ghiaia io. Non voglio prendere la multa. Dai. Via. Quando partono a fuoco e poi vanno 20 all'ora. Ok, sinistra. È bella grande comunque la città, raga. Se volete, avete intenzione di comprare il gioco, ve lo consiglio perché è veramente grande. Ci sono tutti gli appalti di gioco e una volta che è finito poi ci sono gli appalti che vengono ogni giorno diversi. Vediamo un attimo dove devo scaricare, che qua non me lo ricordo mai. Qui è. Ve lo faccio vedere da fuori perché è più bello. A partire da zero hanno la marcia bassa i camion. Ed è veramente... Ok ragazzi, riportiamo il camion alla base e noi, è la barra gialla, quella di fianco, eh? La barra bianca è la velocità, la gialla, vedete che c'è stato 8000, 7002 insomma, quindi non è male. Andiamo alla base, qui è dove si prendono anche gli altri materiali, eh? Credo che si carica scritto dall'altra parte, vediamo, non me lo ricordo, non c'è scritto. Vabbè, c'è quello dove c'è la ghiaia, la sabbia, il cemento e l'asfalto, eh? Io ho ancora le macchine per l'asfalto, non le ho ancora comprate, devo comprare le macchine dall'asfalto. Poi all'incirca come tipologia di mezzi ho preso quasi tutto, eh. Ah, eccolo qua, siamo già arrivati. Ah, sì. È bella grande la mia vita. Parcheggiamo e ci vediamo al prossimo episodio. Io ragazzi ho tantissimi giochi. Vediamo un po' come si carica il carburante. Carburante, va. Oh! Costa tantissimo meno, bello, non l'avevo mai fatto prima la mia base. Vabbè, c'è sempre la prima volta. Ok amici e amiche, ci vediamo al prossimo video. Fine del parco divertimenti di Streamer City. È piaciuto a tutti, quindi siamo veramente veramente soddisfatti del nostro lavoro. Da Drum Scavi SPA è tutto. Questa è la sede della mia azienda. Ci vediamo al prossimo video. Grazie ragazzi di averlo visto e ci vediamo alla prossima. Comunque seguite il mio canale che ci sono tantissimi video, gameplay, tutorial e di tantissimi giochi. Ciao amici!